qua, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Siamo in diretta. Buongiorno, buongiorno. Giornata importante per il territorio, Sassi e Dalghero sono di nuovo collegate via ferrovia. Sì, importante, ci è voluto un anno, però dobbiamo dire che sono stati fatti sia gli investimenti necessari per riaprire la linea, cioè soprattutto sulle travate e sull'armamento, ma anche quelli come sulla parte di cablaggio elettronico che sono propedeutici anche ad altri investimenti che renderanno questa linea sempre più moderna dal punto di vista tecnologico e quindi in prospettiva, perché poi è questo che interessa gli utenti, anche in grado di ridurre le percorrenze. Quindi diciamo non è solo una riapertura, ma si sono messe le basi anche in futuro con ulteriori investimenti che arrivano addirittura a 26 milioni che la regione ci ha garantito per accorciare i tempi e far ripassare da 35 minuti anche avvicinarci ai 25-20. Quindi diciamo ripartiamo, ma anche con progetti ambiziosi per far sì che questo sia un collegamento sempre più all'altezza delle aspirazioni del territorio. Velocità, modernità, ma anche e soprattutto sicurezza. Certamente anche sicurezza, la sicurezza diciamo era garantita anche prima, naturalmente la sicurezza era a discapito delle velocità, no? Perché puoi viaggiare sicuro ma andando molto piano. Qui vogliamo coniugare la sicurezza con un servizio all'altezza dell'aspirazione degli utenti, quindi con velocità commerciali sempre maggiori. Anche il Presidente del Consiglio regionale era sul primo treno Sassi ed Alghero, un algherese non poteva mancare. No, non potevo mancare nonostante il forte raffreddore e la febbre. Oltre un anno che attendavamo questo momento, 1 milione di euro di investimenti per la sicurezza, ma sono solo la prima tranche di investimenti, perché è previsto una somma di oltre 26 milioni di euro per impianti tecnologici. La tratta Alghero-Sassari sarà tra le più moderne della Sardegna, e questo dalla cifra dell'attenzione che questa amministrazione regionale sta ponendo verso il territorio del nord-ovest della Sardegna e dell'Algherese. Era un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale, l'abbiamo accolto, l'abbiamo rispettato, e questa è un'altra soddisfazione importante. Con l'assessore Todd, finalmente Sassi ed Alghero sono di nuovo congiunte via ferro. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Dopo un anno di stop abbiamo ottenuto le promesse. Ringrazio Arst per l'impegno. Ci eravamo prefissati una data tra fine ottobre e primi di novembre. Tempi rispettati. Sono felice di essere qua oggi per, non diciamo così, rinaugurare, perché era già una tratta esistente, la tratta Sassari-Olmedo-Alghero. Ne parlavamo anche col sindaco di Sassari. Adesso il prossimo passo, via gomma, si spera sia la quattro corsie. Beh, è chiaro, quello lì. Purtroppo, o meno male, non è competenza mia, è competenza dei lavori pubblici, però so che il collega Frongia ci sta lavorando giorno e notte anche per la viabilità della Sardegna, e speriamo che si concluda anche questa opera tanto desiderata nei cittadini del nord Sardegna. Il sindaco di Sassari, appena sceso dal Sassi del Ghero, finalmente torna il collegamento. Assolutamente, per noi che ragioniamo in termini di città metropolitane, quindi di territorio, questo è uno dei collegamenti fondamentali. Abbiamo lavorato in questi mesi con l'Arst proprio per non solo ripristinare la linea, ma per programmarne un potenziamento e un miglioramento, perché il collegamento tra Sassari, Alghero, l'aeroporto e quindi con tutto il resto del territorio attraverso il centro intermodale di Sassari, che sarà uno dei cardini del trasporto su tutto il territorio, è fondamentale per rafforzarci sia da un punto di vista, come dire, delle comodità e dei collegamenti, ma anche da un punto di vista sociale e soprattutto economico. Ora il prossimo passo è sperare nella quattro corsie. Ma quello è, come dire, lo do per scontato, è solo una follia può impedire il completamento di quello che è stato fatto sino al più dell'80%. Davvero sono perplesso della, consentitemi dire, dell'insipienza di chi è arrivato a questo punto senza valutare che ci sarebbe stato quell'ostacolo. Col sindaco di Alghero Mario Conoci, appena sceso dal treno proveniente da Sassari, finalmente. Sì, finalmente, perché era un servizio, è un servizio essenziale per Alghero, per i nostri studenti, per i pendolari, ma è anche un servizio essenziale per il territorio.
mancava da un po' di tempo, è stata ripristinata la tratta nei punti dove erano necessari i lavori. Il treno è un treno nuovissimo e quindi anche un servizio rinnovato che è importante per la città e per il territorio.